Pirola, Pietrangeli per l'Italia, Couder, Gimeno per la Spagna, di fronte a Milano per la finale europea di Coppa Davis. È sul carta per il primo incontro Sirola contro Couder. Il nostro gigante fatica a battere il piccolo spagnolo. L'Italia è in vantaggio per 1-0. È la volta di Pietrangeli che fronteggia Gimeno. Il pariolino regola nettamente lo spagnolo. L'Italia è in vantaggio per 2-0. Il doppio è decisivo. Sirola e Pietrangeli, bene affiatati, non hanno bisogno di impegnarsi a fondo per battere la coppia spagnola. Per l'Italia, quindi, un indiscutibile successo. A Pietrangeli il ball match della vittoria. Sulle acque pisane dell'Arno, presente il capo dello Stato, campionati italiani di canottaggio. Appassionante la gara del lotto. La barca della Moto Guzzi prende subito un lieve vantaggio su quelle dei corazzieri e della marina abbagliate. A metà gara i guzzini forzano la passata in acqua e staccano nettamente gli avversari. I giganti del presidente piegano la schiena e aumentano le parate. Nulla da fare. Con azione potente la Guzzi si mantiene sicura in testa e taglia vittoriosa il traguardo. Secondi sono i corazzieri. Terzo si piazza l'Armo della Marina. Il capovoga guzzino riceve la coppa più ambita, in palio nella gara più severa. A premio per cena una bistecca grossa così. A Bad Kissingen in Germania, convegno annuale dei maestri europei di tuffi. Presenti tutti gli assi del continente. Gli insegnanti si esibiscono all'asciutto per mostrare i movimenti e i trucchi di questo difficile sport. La ripresa al rallentatore dimostra la bravura dei maestri. Si esibiscono i migliori tuffatori inglesi, francesi, austriaci e tedeschi. Perché assenti gli italiani? Ne sappiamo forse già troppo? Anche qui le riprese al rallentatore rivelano a pieno l'abilità, la scioltezza, la fantasia di questi voli umani.